circa le settimane passano veloci, mi sembra la settimana scorsa, forse un po' più là, avevamo dato comunicazione spiegando bene che praticamente si cominciava l'opera di demolizione dell'ex centro congressi di Sottomarina, in quanto la società che l'ha acquistato all'asta, era stato messo all'asta dalla città metropolitana, non era del comune di Chioggia ma della città metropolitana. L'idea era quella di creare proprio un polo di adattazione. Leggo un attimo un passaggio del servizio che abbiamo fatto, lo trovate poi il servizio dell'altra volta nel link in descrizione. L'idea della creazione di un polo in cui attraverso il meccanismo delle start-up si possa generare la scintilla iniziale per portare i giovani creativi a fare quel passo che separa l'idea dalla concretezza. Spesso i giovani avrebbero idee da sviluppare, ma mancano delle risorse economiche necessarie per poter partire. La nuova struttura sarebbe realizzata in collaborazione con gli ambienti universitari, in questo momento la proprietà sta confrontandosi con l'Università di Padova e con Unismart, la fondazione dell'Università degli Studi di Padova, nata per promuovere il trasferimento tecnologico e la formazione post laurea, e si vorrebbe creare un ambiente professionale e professionalizzante. Ecco. Quindi di questo avevamo dato già comunicazione, ma a parte questo, allora, quell'edificio ormai non era un edificio storico, un centro storico. Quando tu devi riqualificare un edificio, non è che lo butti giù, lo devi restaurare in pratica. In questo caso non conviene tenere un edificio vecchio. Ho sentito qualcuno che dice: ma bastava dargliela sistemata. Non avete idea. Cioè, ormai con le nuove tecnologie, quell'ambiente non stava da un punto di vista economico in piedi, sia per, diciamo, il riscaldamento che per il raffrescamento. Quindi praticamente quello, oltre a diventare un nuovo edificio, praticamente in uno dei posti più belli del Sottomarina sul lungomare, verrà appunto realizzata questa struttura che oltre a essere competitiva e moderna, sarà competitiva perché è stata fatta per attirare i cervelli, tra l'altro non solo italiani, ma anche di altri paesi, perché appunto la proprietà sono proprio, si sono cioè loro hanno a cuore questo calo di nascite, questo calo di studenti e questa, diciamo, fuga di cervelli, e vogliono invertire, diciamo, la tendenza. Quindi, oltre a un piano, un progetto di un edificio bello, brutto, fatto in una maniera, fatto in un'altra, c'è dietro tutto un progetto molto più importante. Ecco, quindi vi invito, tra l'altro, questo edificio era stato messo all'asta dalla città metropolitana. Il comune di Chioggia non l'ha mai voluto acquistare. C'era Ferro, ma questo non per dargli la responsabilità a Ferro, la responsabilità politica c'era sempre un sindaco. Ma anche la maggioranza non ha mai voluto acquistarlo. Ma non, diciamo, anche così perché sono stati cattivi o antipatici. Perché, a parte l'acquisto dell'edificio, poi era da ristrutturarlo e i milioni forse non bastavano in pratica, quindi ci sono delle idee. Comunque, nel momento in cui questa società l'ha acquistato all'asta, in tanti si sono sollevati: il comune poteva acquistarlo, si poteva fare questo, si poteva fare quell'altro. Io so benissimo che la proprietà a questi soggetti cui avevano detto si poteva fare chissà che cosa, venite, parliamone, perché l'abbiamo acquistato noi, ma è della città. Siamo disponibili che venga utilizzato dall'intera città. Di tutti questi non c'è stato uno di numero che sia andato là a dirgli: senti, ho questa idea. Non ce n'è stato uno. Quindi oggi c'è una demolizione più importante, perché prima è stato fatto, non ricordo il termine, lo spoglio, diciamo, degli impianti elettrici, dei serramenti, delle porte, eccetera. Adesso verrà completamente demolita. Come avevamo detto, la sta facendo la società Idea con tutte le tecniche. C'è il getto dell'acqua per l'abbattimento delle polveri, e quindi mi permetto di dire: prima di partire in quarta, è il caso di cercare invece di capire cosa sta succedendo, e poi eventualmente si fanno delle valutazioni. Ecco, avrei da citare alcuni esempi negativi che sono successi pochi giorni fa, di qualcuno che per avere un po' di like, per avere un po' di attenzione, ha sparato un sacco di balle, come di consuetudine, ma per sintesi non sto a ripetere a chi mi riferisco, anche se penso che avete capito benissimo a chi mi riferisco. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed.
Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Anche quest'anno, come lo scorso anno, dal 16 marzo si terrà presso lo studio G1 in Calle San Giacomo a Chioggia la mostra dei quadri offerti dagli artisti che hanno esposto durante la stagione nel locale messo a disposizione in via gratuita. Nella galleria si terrà quindi un'asta di beneficenza, il cui ricavato andrà a finanziare il viaggio dei giovani scout di Chioggia 1 che parteciperanno al GMG, la giornata mondiale della gioventù, che si terrà il prossimo 1 agosto a Lisbona, in Portogallo. Tutti gli appassionati d'arte e i curiosi sono invitati a visitare la mostra ed eventualmente a contribuire con qualche occasione d'acquisto al finanziamento della causa. Questa mattina, nella sede dell'autorità di sistema portuale Mar Adriatico Settentrionale di Valdarìo, si è tenuta la presentazione della stagione crocieristica 2023 per quanto riguarda il porto di Chioggia e Isola Saloni, una banchina dove attraccano non solo le navi da crociera solcanti i mari, ma anche le lunghe navi da crociera fluviale. In entrambi i casi si tratta di tipologie di crociere in cui viaggiano i cosiddetti big spenders, persone che hanno una capacità di spesa maggiore e che cercano nei posti che toccano esperienze ed emozioni. La presentazione ha però fatto un passo ulteriore, concentrandosi anche sul progetto della destinazione Chioggia. Il resoconto iniziale ha spiegato quali motivazioni hanno portato all'interdizione del bacino di San Marco, del canale di San Marco e del canale della Giudecca Venezia per le navi con le caratteristiche non rispondenti ai limiti richiesti per tali zone dopo che sono state dichiarate monumento nazionale, e alle conseguenti motivazioni che hanno portato a scegliere il porto di Chioggia come punto di attracco temporaneo. Una scelta possibile solo grazie alla lungimiranza e alla determinazione del comandante Oscar Nalesso, che ha permesso la realizzazione nell'area portuale dei Saloni di un terminal crociere, infrastruttura essenziale ed indispensabile per dare la possibilità al porto di Chioggia di essere a valenza anche turistica. Se lo scorso anno a Chioggia ci sono state 13 toccate, quest'anno saranno 35, e se lo scorso anno la destinazione Chioggia è stata attraente per 2 compagnie croceristiche, quest'anno lo sarà per 4, e questo solo per le crociere non fluviali. Se si tiene conto anche di queste ultime, i numeri delle toccate sale di 84 unità con solo 2 compagnie. Alle compagnie di crociera per le quali Chioggia è stata home port lo scorso anno, la Sea Dream Yacht Club e la Viking Cruises, si aggiungono la Zamara Cruises e la Veritz Carlton Yacht Collection, tutte crociere codificate in tipologia luxury per persone che chiedono dalla loro esperienza turistica qualcosa in più. E quel qualcosa in più, quel quid, Chioggia cercherà di darglielo. In questo contesto interviene infatti il progetto che vuol trasformare Chioggia da semplice scalo a destinazione. Ciò con l'ottica di dare ai passeggeri un turismo fatto di esperienze, di enogastronomia, di contatto autentico con la popolazione locale, tenendosi distante dai luoghi del turismo di massa. Per questo progetto sono stati investiti dall'autorità di sistema portuale 100.000 euro, investiti in Chioggia per potenziare la sua attrattività e far sì che il turista decida di fermarsi in città senza cercare la vicina Venezia, come già faranno 350 passeggeri della crociera che giungerà il prossimo 16 marzo. Apripista della stagione la Viking Sky, turisti che hanno già prenotato la visita della città. Tanto si è fatto per realizzare un progetto che il sindaco ha voluto fortemente, subito condiviso con la città, quello di vedere risorgere il porto, ma tanto si deve ancora fare. Sono in progetto numerosi interventi per valorizzare lo scalo dell'isola Saloni, interventi che vedranno interessate pavimentazione, illuminazione, viabilità, segnaletica, accessibilità, oltre a un intervento di dragaggio del fondale per portarlo a meno 7 metri.
Per il momento potrà ancora attraccare solo una nave per volta. La larghezza del canale non consente possibilità di manovre. Per poter far accedere due navi servirebbe un allargamento del canale stesso, con un intervento molto importante a livello economico. Ma si sta già pensando a una riqualificazione di tutta l'area portuale, tenendo conto dell'importante vocazione turistica che sembra stia assumendo. Un momento toccante nel corso della fase finale della riunione, quando lo stesso presidente dell'autorità di sistema, Fulvio Lino Di Blasio, ha voluto ricordare la figura di Giuliano Godino, deceduto da poco, ex parlamentare e storico agente del porto di Chioggia, una figura di riferimento. Potete trovare sul canale YouTube di Chioggia Azzurra la riunione completa in più tranche. Prima di iniziare, io farei fare un doveroso ringraziamento al presidente Giuliano Boscolo. Se poi ha piacere di venire qua con noi e dire due parole, lo accoglierei con un applauso. Grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza e ringrazio tanto Titanca SPA, che è il leader in Italia di sistemi telematici digitali. Con Titanca abbiamo degli ottimi rapporti di collaborazione, sia come associazione albergatori che come associazione locatori, in collaborazione anche con Cisa Camping, che ho visto anche alcuni dei rappresentanti. Abbiamo fatto questo convegno per presentare nuovi sistemi per la vendita del nostro prodotto turistico. Sicché tutte queste cose che vengono sono cose che si vanno a aggiungere a quello che è l'offerta stretta del prodotto che vediamo, la camera, l'appartamento, il residence. Non possiamo più rimanere stretti su questo piccolo prodotto, ma avere un'aggiunta complessiva di altri servizi. Altri servizi cosa vuol dire? Vuol dire tutte quelle cose che ci girano attorno al mondo del turismo, escursioni, le cose da visitare, eccetera, eccetera. Questo ci porta più redditività alla nostra azienda, alla nostra attività. Più redditività cosa vuol dire? Vuol dire avere più finanziamenti per ristrutturare e offrire un prodotto ancora di eccellenza, più di qualità sull'ospitalità. Sicché ben venga questo tipo di incontri, e tutti insieme ci dovremo anche scambiare dei pareri, delle idee, di cosa si pensa anche il futuro delle nostre strutture, sia alberghiere ma anche extraalberghiere, residence, appartamenti, tutto quello che viene dietro, perché tutti insieme siamo una grande famiglia e cresciamo tutti insieme. Questo è molto importante per noi, per un futuro turistico della nostra località. Grazie. Presentato davanti a un folto pubblico di stakeholders nell'elegante sala convegni dell'Hotel Bristol, il progetto Road to Summer 2023, per mettere a conoscenza del mondo dell'hotellerie nuovi modi accattivanti, moderni, speedy di attrarre prenotazioni. Il tema vacanza per una destinazione turistica come Sottomarina, con la sua declinazione balneare, e Chioggia, con la sua vocazione storica e artistica, è un tema fondamentale. Chi lavora, investe e vive nel settore turistico deve mettere in tavola tutte le opportunità perché la sua attività possa dare il massimo. L'azienda che si è presentata da oltre 20 anni nel settore è Titanca, specializzata nel soddisfare le esigenze digitali del settore dell'hospitality.
L'incontro, promosso dal Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, da ASA e da Federalberghi, da Cisa Camping e dalla Regione Veneto, è stato presentato da un breve intervento di Giuliano Bosco, il presidente ASA. Potete vedere una sezione dell'intervento di questa mattina sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Allora, siamo alla Cama, Pescheria Cama, qua ai Saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Caro Fabio, allora ho molto piacere di riprendere questa mattina perché vedo ancora una volta quanto i balneari in questa situazione storica, un po' di disagio, non ripetiamo perché sappiamo già certo. Le varie che ci sono, vedere voi altri che state investendo anche oggi per fare bene alla città, per fare tutto quanto, è veramente complimenti perché vedo una marea di gente che sta lavorando, sta mettendo quante piante? È una settantina indicativamente, in aggiunta a quelle che già avevamo. Ovviamente ogni anno la nostra tipologia di attività comporta grandi lavori di manutenzione, si cerca sempre comunque di introdurre delle novità, perché essendo comunque una località turistica dobbiamo cercare di essere più di richiamo possibile e di dare un servizio sempre migliore alla nostra clientela. Guarda, io mi sento di ringraziarti perché veramente grazie. Magari a voi. Vieni a trovarci a lavoro finito che così vedi il risultato. Questo sicuramente, ma intanto diamo la notizia perché bello, avrei visto che settimane fa alcuni soggetti che sono abituati a cercare di avere visibilità hanno fatto una protesta perché hanno tagliato alcuni alberi, a tutti dispiace che tagliano gli alberi, certo. Ma ne pianteranno altri 70 e una zona che era diciamo abbandonata, praticamente c'era il regno dei topi, c'è un problema di viabilità enorme quando vieni fuori da strada Madonna Marina, sì. Che per me, e questi qua in maniera scientifica come sono abituati a fare hanno organizzato una protesta dove purtroppo parte dell'opinione pubblica c'è cascata in pieno perché purtroppo chiaro. Quando parli di purtroppo a volte mancanza sì, di conoscenza, se non lo sanno, poi questi qua sono esatto. Furbi, sono molto furbi per fare queste robe, ecco, dovrebbero essere qua a dire grazie che state facendo queste cose. Grazie a te invece della visibilità e cercheremo sempre di fare le cose al meglio. Grazie. Buona giornata. A te, ciao caro. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.